Benvenuti a questa prima puntata del processo alla Coppa. Ci seguiremo la stagione di Coppa America. Il primo invitato è Gabriele Bruni, che abbiamo in collegamento. Gabriele Bruni, con te, che sei tecnico federale della classe olimpica Nagra 17 e hai fatto Olimpiadi e Coppa America, e quindi sei anche il fratello di Francesco Bruni, che era uno dei due timonieri di Luna Rossa, la persona più adatta proprio per fare questa prima puntata del processo alla Coppa. Intanto, le tue primissime impressioni, come l'hai vista, come hai passato questa notte insonne? E allora, a me le regate sono piaciute molto, mi sono svegliato alle 2.45 insieme a mio figlio Tommaso, che è il tecnico della casa. Fin da subito ho invidiato i neozelandesi per la storia del Covid-free, quella è una bella fortuna. E poi c'erano queste giornate, questa giornata meravigliosa con questo vento da sud-ovest. Io in realtà il giorno prima avevo visto una previsione di brezza termica, ma in realtà ha funzionato il sud-ovest, che lì è molto, questo vento c'è molto spesso. Noi l'anno scorso siamo stati lì ad Auckland con i Nacra, dove Vittorio Bissaro e Mario Frascari hanno vinto il campionato del mondo di Nacra, e insomma abbiamo vissuto giornate simili molto spesso, ecco. E Auckland oggi era proprio una giornata tipica di Auckland, secondo me. Ma la tua impressione di questa Coppa America, il percorso, le barche nuove, era tutto nuovo, Ganga, era una scoperta per tutti, no? Sì, intanto per cominciare mi ha stupito un po' il fatto che la trasmissione che ho guardato io non spiegassero bene ai telespettatori come funziona una regata di Coppa America, era come se dessero tutto per scontato, non spiegavano come si fa una penalità, come il percorso, come entrano all'ingresso. Forse pensano che i telespettatori ormai sono un po' abituati alla Coppa America, io avrei spiegato un po' di più. Il formato a me piace molto, mi piace la partenza tradizionale, la partenza, il primo lato di Bolina, a me quel reaching start sì era scenografico, però sinceramente, ma è una mia osservazione, è vero. C'è più questo qua, lo trovo un po' più tecnico, ecco. Per il resto le barche io più o meno le avevo già viste un po' da lontano, un po' in fotografia, ma mi sembrano degli attrezzi bellissimi, ovviamente nuovi, particolari, ma concentrati di tecnologia. Vedo che anche il fattore umano è molto importante, che a me piace. Abbiamo visto due partenze, ho commentato su Facebook, in cui la regata è stata quasi vinta nella fase di prepartenza, e quella è una cosa che a me piace molto. È ovvio che la Coppa America è un concentrato di un po' di tutto, ma io non credo che sarà una Coppa America, magari mi sbaglio, in cui vincerà soltanto la barca. I percorsi sono abbastanza corti, per cui gli errori umani si pagano. Le manovre si pagano. Certo, se ci sarà una barca che va mediamente quattro nodi più forte dell'altra, allora diciamo, ma questo io non l'ho visto. Quello che ho visto oggi è stato, per esempio, per andare un po' al sodo, nella regata New Zealand contro Luna Rossa, un distacco notevole a vantaggio di New Zealand, però in prima bolina ho visto di sicuro due enormi salti di vento presi bene da New Zealand, e quelli li hanno piazzati a prima bolina con un vantaggio di 800 metri, e quelli sono sicuro che era stato un distacco dovuto a migliori pressioni prese da Team New Zealand. E lo ha commentato anche Peter Burning a fine regata, gli hanno chiesto come mai tutto questo distacco, e lui ha detto: guarda, intanto abbiamo vinto la partenza, siamo partiti un po' più veloci, e poi abbiamo preso subito un left shift, quindi un salto di vento a sinistra, e dopo che abbiamo incrociato Luna Rossa con tre lunghezze di vantaggio, abbiamo preso un grosso destro sul lato destro del percorso. Componente umana, salti di vento, cioè le cose belle della vela in queste regate, che a volte sembrano quasi finte, fatte con i joystick, contano ancora. Quindi, prima notizia importante che abbiamo da te, Ganga, abbiamo bisogno un po' di queste buone notizie. La comunità della vela è un po' scioccata da questo salto triplo nel futuro, quindi questo è un primo punto interessante. Attenzione, Fabio, è un mio parere personale, magari mi sbaglierò, però da quello che ho visto oggi in situazioni di vento oscillante, sicuramente se hai la barca che è un catorcio non la vincerai mai la regata. Certo. Ma certo, visto dei distacchi che molti commentatori attribuivano a velocità diverse, secondo me erano salti di vento. Poi magari
sul dritto, quello andava mezzo nodo di più, ma... Senti, visto che parliamo di sensazioni, non posso non chiederti se hai avuto modo di scambiare qualche parola con tuo fratello Checco, che era al timone, era uno dei due timonieri insieme a Jimmy Spittil di Luna Rossa. Tra l'altro Luna Rossa è l'unica che ha due timonieri fissi e buonanotte, perché gli altri fanno tutti questi giri particolari, lo stesso Tim Barker con Paul Goodison. E che cosa ti ha detto un po'? Ah, guarda, gli ho scritto in realtà un WhatsApp perché ero sicuro che stessero facendo dei briefing delle regate, come ovvio che sia. Gli ho mandato tantissimi complimenti per la manovra che ha fatto in partenza contro Team Ineos, perché lui è il timoniere che sta sul bordo muri a sinistra, quindi a 1:10 dalla partenza Team Ineos è avvirato, si è messa muri a dritta, lui gli ha piazzato una virata sotto vento. Una volta che la barca ha virato e ha completato la virata, poi prenderà in mano il timone James Spittil, il quale fa un ottimo controllo e stravincono la partenza, dando addirittura una penalità a Ben Ainslie per la regola 11. Si vede nel dettaglio del video la barca di Ben Ainslie che va indietro e con la punta della stazione del vento la bandierola tocca la poppa della barca di Luna Rossa, quindi è una classica mossa da match race che non mi sarei mai aspettato di vedere. Ecco perché torno al discorso del fattore umano. Quella è una partenza che secondo me nessuno, prima di vedere questo video di oggi, pensava che avremmo potuto vedere, e invece c'è stata. Comunque sì, gli ho mandato un messaggio di complimenti e gli ho chiesto le sensazioni, una cosa che si può dire perché si vede in televisione, non se ne è accorto nessuno, ma io gli ho chiesto come mai erano l'unica barca a non avere le volanti. Non so se tu te ne sei accorto, ma Luna Rossa era l'unica barca senza volanti. Lui a quel messaggio non ha risposto, nel senso che è uno molto professionale e diciamo, anche quando siamo le poche volte che ci siamo visti in questo periodo, lui ci chiede sempre di non parlare mai della barca perché sono cose molto segrete, e noi diciamo accettiamo questa cosa. Non ha risposto. Io ho notato questa cosa, che Luna Rossa era l'unica barca senza volanti. Presumo che sia lo fanno per evitare drag, sai, la volante, certo, ha aderito, però ha una funzione, per cui mi domando se questa è un'altra cosa importante. Io credo che i team stanno sperimentando, cioè anzi mi auguro che Luna Rossa abbia dei tricks, dei segreti che in questo momento non sta tirando fuori, o sta provando, per esempio la storia delle volanti, poi ci sono tante cose che io, se fossi skipper di Luna Rossa, non tirerei in ballo. Certo, la situazione è ghiotta per vedere se la barca va o non va, però perché non provare? Ti aspettavi gli americani che facevano filotto nella prima giornata, cioè due vittorie secche degli americani? Ma guarda, non sapevo cosa aspettarmi, la realtà è questa. Io non credo ai supereroi. Tutte le volte che sento parlare di neozelandesi che devono stravincere, la realtà è che nel team degli americani c'è un Dean Barker che fa paura, nel team di Luna Rossa ci sono Checco, Spittil, nel team degli inglesi che hanno fatto filotto al contrario e hanno più ore addosso loro di tutte le mie nonne. Esatto. Insomma, praticamente lì velisti scarsi non ce n'è. Mi è sembrato che forse gli inglesi fossero un po' più indietro da un punto di vista di attrezzatura del mezzo, ma magari sto dicendo una stupidaggine. Comunque gli americani mi hanno dato una sensazione di solidità importante, mi ha dato tanta solidità anche New Zealand col recupero che ha fatto all'ultima partita. Perché lì addirittura io lì ho pensato che si pensa sempre un po' male quando si ha di fronte alla Coppa America a questi livelli, che quasi l'avessero fatta apposta, perché sbagliare il time on distance in quella partenza, partire così tanti secondi dopo da parte di New Zealand, era quasi incredibile, no? Come per dire, vabbè, adesso partiamo dopo e vediamo se riusciamo a rimontare, e ci stavano riuscendo poi di fatto. Sì, io lì non so se magari, sai, non conosco bene le dinamiche di quelle barche, ma magari è un attimo che hai un problema col foil e lei ti accelera 2-3 secondi dopo e si crea subito quella distanza. Non so se era un errore di time on distance o di esecuzione, ecco. Detto questo, anche lì torniamo al discorso di prima: un errore umano ti può far perdere una regata, perché dici bene tu, quella partenza l'ha stravinta l'americano,
Poi New Zealand pian piano ha recuperato, poi c'è stato quell'interessantissimo Ecco, ingaggio. di quello ti volevo chiedere proprio di quello. Quello è stato un po' il fattaccio, no? L'arrivo, allora si completa la rimonta dei neozelandesi, prendono l'interno alla body, Borin Ecco, Dalgate lì della c'è, a Bolina. mio avviso, da modesto velista, non mi sognerei Non mai. essere troppo modesto, dai. No, però credo che lì c'è un errore grosso da parte degli americani, i quali nell'ultima virata sono alti sulla ley line, cioè Sì, praticamente decisamente. stanno controllando New Zealand. New Zealand vira ed è in una ley line giusta, forse un po' strettina, ma gli americani virandogli sopravvento di fatto hanno buttato via un po' di strada, no? Quindi a quel punto entrambe le barche accelerano ed entrano nella zona. Entrando nella zona da sottovento, quindi da interno, New Zealand ha diritto. E lì accade tutto molto velocemente, addirittura in trasmissione non era stato chiaro, ma entrambi protestano. Gli umpire danno la penalità agli americani perché erano troppo vicini ai neozelandesi, evidentemente, e si sente in mezzo un po' al trambusto, nella versione originale della regata, dal sito internet, l'umpire dire penalty for USA, not cleared. Dice esattamente questo, cioè praticamente siccome New Zealand, quindi la penalità la prende l'americano, ma New Zealand stramba e fa una brutta strambata, a quel punto le due barche si separano e siccome la penalità, ho appreso oggi, sinceramente non lo sapevo bene perché Sì, l'avevo letto, esatto. si scarica nel momento in cui si crea un vantaggio di 50, devi perdere 50 metri Sì, praticamente. E esatto. allora, separandosi le due barche, perché New Zealand fa una strambata seppur brutta, e invece gli americani vanno un po' alti verso destra, si esauriscono Si questi è 50. esaurita la penalità. Gli inglesi hanno Jim Ratcliffe, il miliardario, sono la sfida forse più ricca nella storia della Coppa America. Un primo giorno così deludente, io definirei la Waterloo di Ben Ainslie. Come la possono giustificare davanti ai reali d'Inghilterra, diciamo così? Dichiarato a regate finite, ho preso nota qui da un pezzo in inglese che hanno avuto un grosso problema al foil count system, che è un pezzo one design che è fornito dall'organizzazione, cioè non è roba loro, cioè un pezzo che da quello che capisco hanno tutti in barca, fornito dal è un pezzo one design, gli si è rotto. Adesso loro addirittura non è sicuro che lo riescano ad aggiustare entro domani, però sai, sono talmente bra c'è talmente tanta gente brava sia in barca che nello short team che li ritengo Certo. temibili fino all'ultimo momento. Ecco, Bravo, bravo. questa è la realtà. Io per questa gente ho un rispetto. Ti ricordi, Ben Ainslie è stato l'uomo della rimonta del 9-1, no? Eh sì. Io credo, Fabio, che noi assisteremo a regate come queste, solitarie, dove la gente romperà le barche e qualcosa, e vedremo anche delle regate molto belle, molto vicine. Vedo che tutti sono tentati di parlare di foil, non ne sappiamo tanto di foil e quindi il rischio di dir cazzate è alto. Lo so, questo è il problema grosso, eh. Questo è il problema grosso. Abbiamo una Coppa America rivoluzionaria con due dirette di due network italiani, uno Pay con Sky e l'altro digitale con Sky, l'altro con il servizio pubblico della Rai, con però la novità assoluta di cose velocissime che accadono rapidamente e cose molto strane che ancora noi stessi addetti ai lavori fatichiamo Come dice queste robe. il saggio Tommaso Chieffi, che è sempre un mio punto di riferimento, commenta sul mio post Facebook early days, come dire, è tutto troppo presto, dobbiamo stare Bravo, a guardare. bellissimo, bellissimo. Allora concludiamo, Ganga, questo tuo intervento al processo alla Coppa, proprio ricordando Tommaso Chieffi con questa bella massima di Tommaso, che tra l'altro sarà prossimo ospite anche lui in altre puntate. Grazie, buon lavoro, ma anche buon lavoro ovviamente con la Ciao a squadra tutti, olimpica. grazie a te Fabio, a disposizione quando vuoi, se posso.